poliambulatorio, trovo un poco di reticenza a venire qui giù nel poliambulatorio. Io penso che questo poliambulatorio che noi abbiamo qui giù dovrebbe essere potenziato e dovrebbe avere più qualità. Ecco, sia nelle varie branche della medicina, sia per i personaggi che operano all'interno di questo poliambulatorio. Allora io volevo sapere un poco anche da noi, e poi un'altra cosa importante, parlando di sanità. Noi abbiamo un gioiello, e qui non è che io voglio sponsorizzare, per carità, una struttura privata, ma abbiamo un gioiello all'avanguardia, ecco, a Casoria, che pochi forse sanno, è l'ospedale di Casoria, dei Camilliani. È un'eccellenza sul territorio, eppure non ho mai visto, scusatemi, nessun amministratore che ha sponsorizzato appieno ecco il potenziamento di quella struttura con le sue specializzazioni, perché noi abbiamo bisogno, ecco, in caso noi ci vuole, di bisogno di bambini, di persone anziane, di avere un punto, un presidio sanitario, un punto di riferimento, e non andare a piedire a destra e a sinistra un posto per essere ricoverato. Io non sono della materia, per carità, lascio a voi specialisti la risposta a questa mia domanda da cittadino, forse semplice cittadino profano. Allora io vorrei domandare, prima Massimo e poi, che cosa intendete fare per potenziare, per incoraggiare, perché io ho visto delle battaglie assurde, ecco, per l'ospedale di Casoria e per i poliambulatori che qui abbiamo a via 24 maggio, se non sbaglio. No, mi sono così permesso una licenza poetica. Allora, passo la parola a Massimo. Allora, per quanto riguarda la sanità, voi sapete che a Casoria c'è questa, anche si parla di questa apertura di pronto soccorso. Io ieri abbiamo avuto un incontro con il governatore della Campania, Stefano Caldoro, dove pubblicamente gli abbiamo chiesto l'impegno conclusivo, però poi stanno medici, sapete bene la questione dei fondi regionali, delle problematiche che investe la regione sotto questo aspetto. Sicuramente tu hai detto una cosa, diciamo, giusta. Io da casoriano lo dico, ovviamente l'identità passa anche per esempio dal fatto di creare, di far nascere bambini a Casoria, e questa è una cosa che noi dobbiamo portare avanti e dobbiamo realizzare, perché anche quella, quando si parla dell'identità casoriana, e anche questo è un punto importante, che dobbiamo creare il reparto di ginecologia nell'ospedale di Casoria. Dobbiamo dare man forte, perché tu hai detto una cosa giusta: l'ospedale di Casoria è un ospedale che veramente è un fiore all'occhiello per questo territorio, e questi sono anche i motivi, non voglio essere sempre ripetitivo, di tutta una gestione pregressa che questo ospedale è stato lasciato un po' a se stesso in questi diversi anni. Quindi il problema delle strutture della salute pubblica è un problema importante, anche perché il sindaco ha le due autorità importanti sono quelle sulla sicurezza e la salute pubblica, e quindi noi dobbiamo, al di là di chi vincerà, dobbiamo vigilare attraverso, ovviamente con una concertazione anche con l'ASL, che come tu ben dicevi, l'ASL deve farsi carico di alcune responsabilità che deve avere sul territorio. Ovviamente questo è un dato importante e sensibile, anche perché Casoria ha un tasso di mortalità alto, anche di malattie che fanno riferimento all'oncologia, qua c'è un medico, e quindi questa è una cosa che dobbiamo domandarci, dobbiamo ovviamente lavorare affinché questa cosa va individuata, ma soprattutto creare strutture che abbiano e dare forza a quelle che ci sono, e quindi creare, fare in modo che ci sono le eccellenze sul territorio, ci sono bravissimi medici. Io so bene che c'è un reparto di gastroenterologia a Casoria, nell'ospedale di Casoria vengono tante persone dall'esterno a farsi curare, a fare anche delle operazioni, quindi le eccellenze su questo territorio ce ne sono in campo imprenditoriale, come ce ne sono in campo professionale, in campo culturale, ma a Casoria abbiamo anche grosse eccellenze nel campo medico. C'è una persona che ho conosciuto in queste settimane, il professor Griego, che tu
non so se conosci, l'Università della Federico II, che è un ricercatore che lavora in America e ha trovato un, io poi i termini medici non li conosco, però è uno stimato ricercatore che ovviamente va per la maggiore, quindi queste realtà e queste ovviamente professionalità vanno sostenute e vanno rafforzate sul nostro territorio. Io voglio mettere il dito sulla piaga, cominciando dal poliambulatorio e poi andiamo all'ospedale. Tu che sei un medico, quindi ho detto di rafforzare, di potenziare questo nostro poliambulatorio che qui, come intendi, ecco, che risposte intendi dare ai cittadini di questa zona? Io ritornerei un attimo indietro, perché qua su Arpino dobbiamo fare chiarezza. Allora, o si cerca lo sviluppo di Arpino o siamo venuti qua a dirci tante belle cose. Il museo che vogliamo portare ad Arpino non è un contenitore di tante cose, non è un contenitore. Noi la prima cosa, il campo rom, Arpino, l'isola ecologica, una cosa bellissima, guardate, che bisogna fare assolutamente. Arpino. Adesso uscirà qualche altra cosa, Arpino. Quindi Arpino non è un contenitore di tante cose. Se vogliamo farlo sviluppare dobbiamo avere un programma su Arpino, ok? E il programma del poliambulatorio qual è? Si chiama poliambulatorio, significa tante branche che ci devono essere in questo poliambulatorio. E caro Franco, ad Arpino il poliambulatorio non ci sono tutte le branche. Molti devono venire a Via De Gasperi e naturalmente non è collegata. Io voglio precisare che ho fatto la richiesta alla provincia, Massimo lo sa, di ripristinare la A7. Ho fatto insieme ai tecnici della CTP tutto il percorso, prevedendo la fermata più vicina all'ASL, che sarebbe all'incrocio di Via De Gasperi con Via Principe Piemonte con Via Pio XII. Purtroppo era quella più vicina. Bene, dopo siamo appresso da ormai da 2 anni, la risposta arriva, dice la regione ha previsto un taglio del 20% dei trasporti, quindi non sappiamo se possiamo ripristinarlo. Però ho chiesto gentilmente, mi fate un calcolo di cosa occorre per ripristinare questa rete, occorrono 100.000 euro. Penso che noi 100.000 euro li possiamo spendere benissimo per questi collegamenti, ma questo è il rapporto al poliambulatorio, perché se non ci sono servizi qua nel poliambulatorio possono venire a casa tranquillamente. Però penso che la prima cosa che dobbiamo fare è incontrare il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord, che sta a Pozzuoli. Casoria ha perso tutti i centri nevralgici di potere, diciamo di potere nel senso di servizi. C'era l'Enel, c'era l'Agenzia delle Entrate, le poste ormai sono a lumicino. Ora, se noi non sbattiamo i pugni sul tavolo, noi diventeremo periferia della periferia di Napoli. Allora, questa sarà la prima cosa, incontrare il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord e far ripristinare un poliambulatorio che si chiami poliambulatorio. Questa è la prima cosa. L'ospedale. Sull'ospedale pure ci vuole una chiarezza estrema. Allora, sempre l'ex sindaco Ferrara uscì con i manifesti, aprirà il pronto soccorso. Ok, aperto il pronto soccorso? No. Il comune ha dato una semplice autorizzazione che quello può fare il pronto soccorso, ma solo l'autorizzazione. Il problema dove sta? Io penso che anche Massimo è andato a parlare con Padre Vincenzo. Io sono andato a parlare con Padre Vincenzo. Il problema dove sta? Che l'ospedale di Casoria è stato tolto dal piano regionale sanitario. Non c'è il pronto soccorso, Massimo. Se tu sarai sindaco, ti dico questa cosa, di andare bene a vedere. No, ma tu c'hai il tuo consigliere regionale e queste cose te le può dire benissimo. Cioè non c'è bisogno di capire tante cose. Il pronto soccorso a Casoria è stato tolto dal piano regionale. E anche un'altra cosa mi ha detto padre Vincenzo, secondo me è una cosa veramente sconvolgente. Loro hanno la possibilità di fare più ricoveri di quanti ne stanno facendo. E non li fanno, sapete perché? Perché non li pagano. Loro li pagano il DRG, che sarebbe una sigla che viene pagata in base a quello che fa. Padre Vincenzo dice, se io sforo, cioè arrivo a 500.000 euro all'anno, ne faccio 600, non me li pagano.
allora io devo rimanere nella mia quota. Allora, facciamo sfondare sto tetto se non riusciamo a fare il pronto soccorso, che è difficile, perché anche a livello regionale ci sono tagli, ci sa tutto. Facciamo fare i ricoveri. Qua per ricoverarsi in medicina a Casoria ci vogliono 3 mesi. Per fare una colonoscopia ci vogliono 6 mesi. Quindi noi non sappiamo più dove andarci a ricoverare, dove curarci. Quindi la prima cosa sarà avere un colloquio a livello regionale con i commissari e loro che hanno il filo diretto con Caldoro, con Cosentino, con Cesaro, certamente avranno una porta aperta, ma noi la sfonderemo la porta. Bravo! Parlavamo di problema di sicurezza. Parliamo di alcuni presidi che dovremmo avere sul territorio, e in particolar modo sul territorio di Arpino. Per esempio, noi abbiamo la sicurezza, cioè la polizia, che il centro della polizia è ad Afragola, per esempio. E quindi perché non avere un distaccamento che possa aiutare proprio a controllare questo territorio insieme ai carabinieri, insieme ai vigili urbani? Per esempio, anche lo stesso presidio dei vigili urbani che abbiamo qui nella sede comunale ad Arpino sono pochi e devono sempre dipendere dal centro di Casoria, non possono fare nessun intervento. Io intendo porre questa domanda questa sera, ma la pongo veramente con forza in qualità di cittadino. I due sindaci che cosa intendono fare per avere dei servizi di qualità, dei servizi di sicurezza sul territorio? Questo territorio va controllato e va controllato bene, perché è abbandonato a se stesso. E quindi come intendete sviluppare il vostro ragionamento e che cosa intendete mettere in campo per dare risposta ai cittadini per quanto riguarda la sicurezza, per avere un incremento dei vigili urbani e perché i vigili urbani possano pattugliare le nostre strade, così anche i carabinieri, così anche abbiamo il presidio che è ad Afragola, perché non avere un distaccamento anche qui sulla fascia di Alpino? Massimo, attenti la domanda. Guarda, la questione della sicurezza è una questione importante, che ritorniamo sempre allo stesso punto. Ovviamente io so bene che martedì, quando avrò la vittoria e quindi andrò a fare il sindaco, mi aspetta un duro compito. Questo lo so, un duro compito che ovviamente viene dal passato. Cioè, non è che la cosa che ci aspetta è dura. Perché quando tu dici la posta non c'è più, l'agenzia delle entrate non ci sono più, sono scappate, la polizia, c'è bisogno di un nuovo presidio della polizia, ovviamente adesso bisogna ricostruire questa città piano piano e dobbiamo ritornare a colmare quel gap di 20 anni. E sicuramente ce la metteremo tutti, perché poi Enzo dice: io sono sostenuto da Cosentino, da Cesaro e da... Ah, beh, dici che io comunque faccio riferimento a loro, conosco, certo. Sono i miei riferimenti, come i tuoi riferimenti sono persone... Perfetto. I tuoi riferimenti? Rutelli, Giuseppe Maisto, questo di così è il Giacinto. E Tommaso Cantillo, perché non dici niente? Io sono buco, non di colore, però guarda, questa cosa veramente mi dispiace, perché Tommaso Castillo è come quando Lettieri ha fatto l'autogol, ha detto: Cosentino, non ci niente con la mia candidatura. Io lo dico da uomo di centrodestra, ha fatto un autogol. Non fare lo stesso autogol, perché Castillo ovviamente è la massima espressione su questo territorio da 20 anni, ed è legittimo che la persona ovviamente che ti sostiene, perché non ha citato, che ti ho detto di male. E quindi per quanto riguarda la sicurezza, quindi noi ci sono anche dei fondi per quanto riguarda la videosorveglianza, perché quello è un aspetto importante, sono i fondi regionali che noi dobbiamo attingere, già ci sono fondi alla regione che sono là, che possono essere colmati, cioè possono essere presi per mettere.
mettere la videosorveglianza, perché quando ho girato per Arpino, e ovviamente sono andato in giro, e la cosa che mi chiedevano era soprattutto il discorso della sicurezza, che qua giù ovviamente il fatto di essere un po' una zona un po' distante, un po' più isolata, e il problema della sicurezza è sentito, e noi dobbiamo sicuramente fare un tavolo di concertazione con le forze dell'ordine, con la polizia, con i carabinieri, però tu ti posso dire che anche loro sono a corti di risorse, sono a corti anche di pattuglie, e questo io lo so perché tra l'altro ho qualche familiare che fa il dirigente di polizia, e quindi mi dice che ci sono delle grandi problematiche sotto l'aspetto delle risorse, quindi dobbiamo anche dire le cose come stanno, perché altrimenti diciamo solo belle parole, però sicuramente il comune dovrà attivarsi con il pattugliamento dei vigili, dobbiamo rafforzare la questione dei vigili, ma soprattutto su questa strada che a volte vedo seconde, terze file, e quindi ci deve essere un attento e un modo coercitivo da parte dei vigili di far rispettare la viabilità, e c'è bisogno di mettere ovviamente al centro il progetto della videosorveglianza, che è un progetto ovviamente che in una città civile, in una città come Casone c'è bisogno. Probabilmente Massimo è la coda di paglia, perché sicuramente, perché io parlavo dei riferimenti che uno può avere a livello nazionale, regionale, provinciale, affinché su Casoria arrivano dei benefici, degli aiuti, dei soldi, che ti devo dire? Se tu dici parli di Tommaso Casino, certamente Tommaso Casino fa parte del mio partito, non c'è nessun incarico a livello regionale, provinciale e tutto, appoggia la mia candidatura, non vedo quale sia il problema. E che se non è incarico, lei di che cosa se ne deve fare di questo signore se non ha incarico? Io chiedo scusa all'assemblea, stiamo dando risposte. Allora, almeno lui c'è una porta aperta, lei la deve sfondare adesso. Non le conviene tenere la testa di sfondarla la porta. Per la sicurezza, allora, ci sono delle sovvenzioni a livello provinciale per la videosorveglianza, che in questi 3 anni il Comune di Casoria non ha mai chiesto, punto primo. Poi vorrei anche chiedere, tempo fa, giugno se non sbaglio, sono stati inaugurati 8 motorini per i vigili urbani. Questi 8 motorini nuovi di zecca, che fine hanno fatto? Perché non possono girare per Casoria, per Arpino, e quindi prevenire la delinquenza? Dove sono questi 8 posti? Quindi rafforzare i vigili urbani, sicuramente, se è possibile, portare anche la stazione della polizia, i carabinieri già ci sono, e quindi con la videosorveglianza risolvere il problema.